Cosa vedremo in questo giro? Questo giro sarà molto interessante, partendo naturalmente da lepre, passa tutto attorno alla Valle di San Lorenzo. Perché ho voluto farlo così? Perché così abbiamo la possibilità di vedere sia il versante dell'Asolone, che è molto bello, molto interessante, molto alto. Poi attraverseremo la valle, attraverseremo verso nord e passeremo sulla zona dei Colli Alti, che anche questa è una zona veramente panoramica, molto bella, con degli scorci panoramici sull'altipiano di Asiago che sono una cosa fantastica. E da lì vedremo anche Cima Grappa dietro l'Asolone, perché riusciremo a vederlo in maniera completa. Il giro sarà un po' lungo, appunto, per fare tutto questo giro ad anello, perché è un giro ad anello. Partiremo da dove siamo ora, qua giù dalla trattoria Lepre, località Lepre, no, poi saliremo, primo tratto è un po' ripido, però insomma ci faremo subito la gamba. E poi è un giro ad anello di circa 10 km, quindi abbastanza lungo, in un paesaggio però splendido. Saremo sempre al sole e oggi ci faremo anche una bella abbronzatura, prenderemo colore. Questa zona, una zona dove durante l'anno di guerra, appunto, che si è combattuto quassù, combatteva il nono corpo d'armata, ha visto contrapporsi i reparti, soprattutto reparti ungheresi, e sia sulla zona dei Colli Alti che sulla zona dell'Asolone si è combattuto in maniera veramente feroce, proprio per il possesso della cima, del punto più alto dell'Asolone, no? E per il possesso dei Colli Alti, perché i Colli Alti, sovrastando la Val Sugana, erano delle posizioni da riuscire a catturare, da prendere a tutti i costi, perché prendendo la parte alta sopra la Valle del Brenta si riusciva quindi a sfondare anche giù nella valle. Di conseguenza sia noi dovevamo tenere quelle posizioni e gli ungheresi dovevano cercare di sfondarle a tutti i costi. E così hanno cercato di fare sia durante la battaglia d'Aresto, sia durante poi la battaglia difensiva nel giugno del 2000 e del 1918, e sia poi la battaglia finale, sempre sull'Asolone, battaglia finale. Qua dove partiamo noi, addirittura qui siamo in una zona particolarmente interessante, perché alla sinistra della nostra trattoria c'erano le truppe austriache e alla destra c'erano le truppe italiane. Quindi qui siamo proprio in una zona di demarcazione, no? Nella terra di nessuno la chiamavano, ed era dove si combatteva e dove venivano portati gli attacchi, no? E quindi durante questa camminata vedrete che farò toccherò diversi punti, vi racconterò magari quello che è successo in maniera particolare anche proprio nelle zone dove ci recheremo. Zone che sono naturalmente il Monte Asolone, poi faremo la parte bassa, non toccheremo il Col della Beretta, perché attraverseremo la valle prima all'altezza più o meno del Col Caprile, passeremo quindi la Valle di San Lorenzo, passeremo sotto Col Caprile, poi saliremo su Col d'Anna, faremo Col del Miglio e poi torneremo giù verso Plafiol e andremo giù torneremo verso Lepre. Quindi un giro stupendo, ripeto, su luoghi che sono stati pregni proprio dei fra i più importanti combattimenti della Prima Guerra Mondiale.